Ok, torniamo adesso a fare la texturizzazione dei muri del tetto della casa. Abbiamo più o meno accennato come farlo sull'intagliatore delle porte e sulle intagliature delle finestre. Vediamo adesso di fare il legno e una parte. Metteremo del legno qui, poi metteremo dello stucco, cioè stucco intonaco praticamente lungo questa parte, legno ancora qua, intonaco, insomma una cosa abbastanza semplice. Andiamo in Object Mode, selezioniamo la nostra casa, questa, e la guardiamo frontalmente, che sarebbe 3, da me è 3, il tastierino numerico. E poi ci attrezziamo. Innanzitutto togliamo il matcap che abbiamo visto che dà fastidio. Aggiungiamo la sezione relativa all'UV Image Editor, perfetto. E qui ci introduciamo l'immagine che ci interessa, che è poi fondamentalmente. Ok. Prenderemo questa immagine. Chissà se ce la farò a prendere. Dunque, facciamo quest'altra cosa. Quindi, open della nostra immagine, andiamo sulle texture che abbiamo, texture. Terza sessione e andiamo a prenderci fondamentalmente assi, legno e finestre e qui ci prenderemo questa texture che sono delle asse di legno con dei chiodi. Poi c'è anche la versione sporca. Possiamo prendere quella sporca in realtà che forse è più realistica, quindi prendiamo questa un po' sporca e questa cosa la vogliamo applicare lungo tutta questa parte della casa. Quindi cosa facciamo? Andiamo in Edit Mode, andiamo a selezionare tutte le superfici coplanari, quindi selezioniamo, vedete, una faccia e poi gli diciamo di selezionare Similar Coplanar. Perfetto, allora tutte queste superfici coplanare le associamo a questa texture. Quindi questa texture adesso faremo semplicemente una UV map, quindi facciamo U Project from View e vedete che questa viene mappata così. Per fare tutto bene dobbiamo essere su Cycles Render e poi dobbiamo procedere all'assegnazione del materiale e il materiale di partenza facciamo assi legno vecchie, questo qui è il materiale che verrà usato con i nodi, ma adesso sui nodi vedremo poco perché andiamo semplicemente a metterci come image texture e gli mettiamo questo Planks 5 Dirt. A questo punto abbiamo fatto, ecco, se andiamo sul materiale vediamo che come è fatto. Ora, ovviamente queste assi sono enormi per questa casa, quindi dobbiamo procedere a selezionare tutto e lo ampliamo fino ad avere una dimensione di questi assi che sia un pochino realistica. Ecco, però questi assi qui non vanno granché bene perché vedete che si vedono. Potrebbero anche andare bene per certi versi, ma fanno troppa ombra. Quindi dobbiamo cambiare l'immagine, quindi non questa che abbiamo selezionato, ma prendiamo Open Image, la Planks 5 PNG normale. Ok, questa qui è meglio, vediamo, perché se noi l'appoggiamo qua, ecco, vedete che risulta più realistica. Ok, direi che assi così forse un pochino più
più cose, più lunghe, per esempio così potrebbe andare, ok? Perfetto. Ora che abbiamo visto questo, possiamo tornare a metterci la texture di riferimento, che era... Ah, qui non ce l'abbiamo, quindi la creiamo, quindi image, new image. Ci prendiamo la UV grid, ok, era giusto prendersi conto delle dimensioni dei quadratini. Ecco, forse così sono troppo piccole, quindi ci conviene fare i quadratini leggermente più grossi, così. Ok, quindi a questo punto andiamo a texturizzare nel modo analogo anche il retro. Quindi andiamo CTRL 3, usiamo la stessa tecnica, quindi facciamo, selezioniamo una faccia e poi select similar coplanar, ok? Quindi tutte queste facce faremo U, Project from View, e poi facciamo lo stesso mestiere. A questo punto ci accertiamo di fare le dimensioni queste più o meno come quelle che abbiamo di là. Vediamo che qui è ancora leggermente più piccolo, quindi facciamo no, più piccolo, per esempio così. Ok, più o meno potrebbe andare. Ora, quindi abbiamo texturizzato questa parte, vediamo un po' di fare leggermente più in fretta, se no vi uccido, quindi, cioè, vi uccido dalla noia. Andiamo di lato, 1. Ok, prendiamolo lateralmente, come abbiamo detto, e cerchiamo di selezionare, quindi togliamo... Cerchiamo di selezionare soltanto questa parete, questo muro della casa laterale, quindi stesso mestiere, select similar coplanar, e questo invece lo assegniamo a un intonaco, nel senso che qui diciamo che è intonacato. Quindi per intonacarlo dobbiamo prendere un'immagine e caricarci un'immagine di intonaco, e l'intonaco lo troviamo muro, ecco, per esempio questo qui intonaco, oppure potremmo anche proprio farlo con mattoni, questa parte qua, e volendo, quindi potremmo dire che questa parte, no, facciamo intonaco, plaster clean, questo qui. Questo plaster clean, quindi questo dobbiamo associarlo a questo texture. Essendo che è una texture diversa, quindi un materiale diverso, dobbiamo creare un nuovo materiale. Quindi qui, vedete che siamo assi legno, e cosa facciamo? Dobbiamo aggiungere un materiale, questo, e questo materiale nuovo, avete notato che è fatto prima più qua e poi new. E poi questo qua lo chiamiamo intonaco. Ok. E l'intonaco lo associamo alla immagine che è poi quella che ci interessa dell'intonaco. Perfetto. A questo punto non rimane nient'altro che fare la UV map di questo. Oh, se volessimo anche velocizzare, possiamo anche prendere anche queste parti. Okay, così facciamo una cosa. Ok, quindi sia questa parte di qua che quella parte di lì la facciamo tutta intonacata. Quindi guardiamo sempre uno, facciamo l'U Project from View. Quindi abbiamo questo, facciamo S e la facciamo più o meno come abbiamo fatto l'altra. Ok, quindi questo è tutto per l'intonaco.
Procediamo invece a fare il tetto, quindi selezioniamo, ci vorrà un terzo materiale, quindi prenderemo più new. Ah, mi sono dimenticato di fare l'assegnazione, quindi prima di andare via dobbiamo ancora prendere, mentre abbiamo ancora selezionato le parti intonacate, lo selezioniamo. E poi qua, avendo selezionato quelle parti, diciamo assign, e in questo modo siamo sicuri che, ecco, che vedete che è cambiata, di questa parte sono state assegnate a quel materiale. Ok. Perfetto. Dobbiamo, dicevo, fare il tetto, quindi questo materiale qua diventa il tetto, e proviamo a guardarlo da sopra. E selezioniamo tutta una parte del tetto, quindi proviamo a vedere se riusciamo a selezionarlo di così. Aggiunto, quindi rifacciamo la cosa. Quindi facciamo B. Ok, vedete che ci ha selezionato soltanto il tetto. Lo vediamo da sopra, qui ci prendiamo l'immagine Open Image, andiamo a prenderci, c'era il tetto, prendiamo questo, che è il tetto, e proviamo ad assegnare, a fare di nuovo l'unwrap, unwrap project from view, ecco. E qui anche ormai l'abbiamo imparato che dobbiamo fare una cosa di questo tipo. Bene. E però vi ricordate che dobbiamo ancora fare l'assign, quindi assign del tetto. Tac. Quindi così. Abbiamo messo il materiale? No, dobbiamo mettere il colore, image texture, e poi gli mettiamo il Roof, medieval roof, ed ecco che abbiamo un tetto abbastanza credibile. Cosa abbiamo dimenticato ancora? Ci sarebbe da lavorare su queste parti qua, che lo facciamo subito. Quindi guardiamo di lato, quindi questo. E questo lo assegniamo, dicevamo, come intonaco, assign, ok? E poi però dobbiamo farci la UV map, quindi ci prendiamo l'intonaco, plaster clean, facciamo U, project from view, S, ok? Così questo qui risulta tutto intonacato. La stessa cosa la facciamo anche per il retro. Ctrl 3, 1, 2. Ah, potevamo farlo in un unico momento, ma non importa. Facciamo U, Project From View, S, e ci facciamo anche qua questa parte intonacata, che però vedete che adesso sarebbe di assi, però mettiamo l'intonaco e sign. Quindi questo quindi abbiamo fatto sopra e tetto, qui abbiamo intonaco, lato è giusto, e poi qui era rimasta la texture sbagliata, quindi andiamo a assi legno e la rimettiamo su planks 5. Ok. Ed ecco che abbiamo la nostra casina, che è abbastanza texturizzata. Nel senso che se adesso... Ah no, una cosa ancora che potremmo fare, potremmo mettere il muro sotto. Giusto, ormai ci siamo. Quindi aggiungere un altro materiale. Quindi facciamo un materiale di mattoni. Quindi diciamo che la parte sotto, il bordo di sotto, sono dei mattoni. Mattoni. E procediamo senz'altro a texturizzare questa parte. Quindi selezioniamo
Vediamo un po' se con alt ce la seleziona. No. Vabbè, con un po' di pazienza selezioniamo. Ah no, possiamo fare tutti i complenare. Quindi facciamo select, select similar, coplanar. Vediamo un po' se... Vabbè, andiamo, aggiungiamo a mano tutto lo zoccolo e vediamo se riusciamo a fare questa texturizzazione in un colpo solo. Nel senso che magari troviamo un modo di unwrappare basandosi, quindi ci prendiamo il... Ah, non l'abbiamo ancora presa, quindi l'immagine Open Image. Muri, no? Muri, mattoni, questi, ok? E proviamo a fare, facciamo un unwrap, secondo me follow active quads. No, ci ha fatto una cosa che non era quella. Se facciamo... Ah, no, l'abbiamo già fatto qua. Proviamo a fare il cube projection. Ah, questo potrebbe sembrare interessante. Vediamo un po' se è vero. Assegniamo questa ai mattoni. Assign. Gli mettiamo image texture e i mattoni. E vediamo se è già venuto decente. Ma direi che è abbastanza decente. Ok, e con questo direi che questo video lo dichiariamo concluso, salvo facendovi vedere ancora il rendering. Notate che in realtà mancano delle cose, innanzitutto la manca addirittura una faccia, quindi voi magari farete di meglio. Manca la texturizzazione di un tot di facce, ma a questo punto vedete che la tecnica e dovrebbe essere ormai abbastanza conclamata. E per vedere, facciamo un salvataggio. Save as, e lo chiamiamo casa medievale. Casa medievale texturizzata con i muri in tonaco ecce. E andiamo in rendered. Ok. Per vederla un attimino bene, magari ci mettiamo... L'abbiamo già fatto prima, sembrava di sì. Use nodes, background, color, environment texture. No, allora ce la mettiamo, facciamo open. Andiamo HDR. Ok, e a questo punto dobbiamo fare 5 per vedere la nostra casa all'interno di un... Lo facciamo così, così la vediamo un pochino più... Ecco. E direi che non è malvagissima. Volendo uno potrebbe obiettare che queste assi sono ancora un pochino troppo grosse, però di lato vedete che c'è l'intonaco, il tetto mi sembra interessante e dall'altra parte ci sono ancora gli assi che si vedono meno. Ecco, quindi l'altro video che avete visto prima texturizzava queste cornici e anche questa intarsiatura, queste travi interne. Fare la porta in realtà a texturizzare non ve lo faccio vedere, ma è molto simile a fare la palizzata, solo che farete probabilmente un rettangolo su cui metterete una barra qua, eventualmente una barra qua e una barra in fondo, e poi
due barre laterali e così fate la porta, no? Le due porte, le N porte. E per le finestre sarà sufficiente aggiungere ancora un piano interno dove metterete la texture delle finestre, appunto. La texture delle finestre, sarà disponibile nel corso, ma comunque dovrebbe essere qualcosa di questo tipo. Poi faccio vedere. Finestre a silegno finestre, ecco qua. Ecco questo, quindi ritaglierete praticamente questa texture e la metterete nel piano che metterete dentro la finestra. Ma noi finiamo, abbiamo detto, questa cosa qua con un rendering, quindi faremo 0 per scegliere l'inquadratura. Ricordiamoci di qui all'inizio abbiamo il lock camera to view che ci permette di muovere l'inquadratura come la vogliamo, ad esempio così. Ok, qui per fare questa cosa qua sto facendo CTRL e poi muovo il mouse. Direi che forse per vederla meglio andiamo sul mondo e aumentiamo la luminosità. Questa. Non so se si deve ancora aumentare 5. E poi proviamo a fare F12 e vediamo che cosa esce. F12. Dunque, vi ho detto F12. Che è questo, facciamo control, tanto che lavora non ce lo fa vedere. Quindi questa è la texturizzazione della nostra casetta. Vedete, manca ancora di pezzi, ma fondamentalmente si capisce che c'è l'intonaco, ci sono le assi, c'è il tetto, e quindi questi concetti li potete applicare anche ad altre cose. Allora, per questo è tutto. Direi che ce n'è veramente tanto per la terza sessione, quindi vediamo un po' di farla bene insieme.